Tribù Rossonera, amica Michel Marietto, buonasera e bentornati al secondo appuntamento della giornata col vostro Marietto milanista. Siamo caldi, siamo pronti, siamo carichi soprattutto. Vai ragazzi che se stasera arriva il trittico emiliano, vedete la festa che faccio a fine partita. Che poi vi aspetto chiaramente nel post per le live reaction, questo è il minimo. Però prima dobbiamo un attimino analizzare due cosine belline belline. Una è che innanzitutto Ibra sembra che giochi dal primo minuto, confermato. Le formazioni sono quasi ufficiali, nel senso che ancora sono le 18:54 in questo momento, l'ufficialità ancora non c'è. Però una cosa è certa, Ibra giocherà dal primo minuto e attenzione che potrebbe esserci un ballottaggio sulla fascia destra tra Calabria e Conti. Bisogna vedere chi dei due comincerà all'inizio. Se Calabria, Davidino, dovesse giocare come contro il Bologna, hai per da parte del Marietto il pass partout, altrimenti il pass per la panchinù, per la panchina, che forse è meglio. Vabbè, vediamo un attimino, comunque anche se rimanessero gli 11 della vittoria col Bologna è perfetto, anche perché cioè, ormai chi metti di quegli 11 ormai segnano tutti, quindi va benissimo così. Mi fido di Pioli, delle scelte di Pioli, qualunque esse siano, ormai guarda, proprio carta bianca a Stefano Pioli, ormai non ho più nulla da dire. Ma attenzione, attenzione che come sempre ci vuole la notizia prepartita del Milan, perché sennò non siamo contenti. Scusa, i mezzi di comunicazione, i mezzi di distrazione di massa cosa vogliono? Vogliono la notizia del Milan, chiaramente per il prepartita, e ve la vado a dare subito. Allora, innanzitutto, tutto ciò viene da Sport Mediaset. Allora, che dice Sport Mediaset? Dice che domani il signor Faili Ramadani, che è l'agente del nostro caro Ante Rebic, è atteso a Milano per incontrare il Milan e per intavolare una volta per tutte la trattativa per il riscatto dall'Eintracht Francoforte dell'attaccante croato. Allora, il Milan punta allo scambio alla pari con André Silva, che per l'estate scorsa poi appunto hanno fatto questo scambio di prestiti biennali, uno da una parte e uno dall'altra. Quindi il Milan cos'è che non vorrebbe fare? Chiaramente spendere dei soldi extra, questo è chiaro e evidente. Il problema però qual è? Il problema è legato al cartellino. Innanzitutto ricordiamoci quello che vi ho detto ieri di questa clausola che è uscita fuori solo adesso, che la Fiorentina comunque avrebbe un diritto del 50% nella vendita da parte dell'Eintracht a qualunque squadra di Ante Rebic. E quindi lì poi vediamo. Domani c'è un summit che potrebbe essere molto utile all'intesa che noi tutti speriamo che avvenga il prima possibile, però attenzione, attenzione, perché poi la notizia prosegue e infatti dice che nell'incontro che ci sarà proprio tra le due parti, quindi tra l'agente Ramadani e il Milan, sul tavolo ci sarà anche Luka Jovic, ossia l'attaccante del Real Madrid. Il giocatore serbo noi sappiamo tutti che ormai è da tempo nelle grazie del Milan e per quanto c'è una agguerrita sembra concorrenza da parte del Napoli. Attenzione, un ostacolo che è importante è l'ingaggio. Vediamo che succede. Sicuramente la gente sta facendo buoni affari con il Milan, magari chi lo sa che gli va bene fare anche quest'altro. Niente ragazzi, allora mi raccomando, carichiamo i nostri bolidi, riempiamoli di benzina, di adrenalina e di tutto ciò che comunque faccia sì che questo Milan faccia altri scoppietti questa sera e ci vediamo nel post partita. Quindi, e come sempre, cantiamo insieme il mantra: Forza Milan, sempre, ovunque e comunque. Esatto, ci vediamo dopo. Ciao!